Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Prima di iniziare, sulle labbra ho il rossetto, questo qua di Wet n Wild, il numero E96D, Wine Room. Quindi se vi può interessare il rossetto è questo. E vi ricordo inoltre che nel mio canale è attivo un giveaway, sarà aperto fino a primi di settembre, quindi se volete partecipare vi lascio il link tra le schede. Con i prodotti finiti del periodo non sono tantissimi, però come sapete, insomma, voglio buttare via le scatole, non ho voglia di accumulare tantissime confezioni vuote e quindi ve li faccio vedere. Inoltre, di tutti i prodotti che vi faccio vedere, nell'info box trovate il link che vi rimanda al mio blog. Lì potete trovare linci a pallini, prezzi, dove trovare tutte le varie informazioni dettagliate su questi prodotti. Di alcuni la recensione non c'è, dei prodotti di cui non vi ho fatto la recensione cercherò di mettervi la foto dell'inci nel video. Allora, parto con un prodotto che è stato il mio preferito in assoluto e sto parlando della maschera per capelli ristrutturante ai semi di girasole di Mater Natura. Questa crema, questa maschera ha 200 ml ed ha un PAO di 6 mesi, a me è durata più di un anno, però si è mantenuta benissimo. Questa, insieme alla maschera di Biovera, sono le mie due maschere preferite in assoluto per capelli. Non ho ancora trovato una maschera migliore di queste due. Allora, la profumazione è fantastica, io adoro questa profumazione. La maschera è una maschera, è una cremina corposa che rimane bene nei capelli. Io la andavo a utilizzare una o due volte alla settimana e ne basta veramente una lacrima di questo prodotto, perché se si va ad abbondare sporca i capelli, li appesantisce, insomma ci vuole qualche giorno per capire le dosi, però ne basta veramente pochissimo. È ultra idratante, è ammorbidente, è ristrutturante, rende i capelli districabili e li rende morbidi e districabili per giorni, quindi una maschera fantastica, non ha bisogno di una posa eccessiva perché funziona all'istante e a me piace veramente tanto. I prodotti di Mater Natura mi stanno stupendo perché li trovo veramente ottimi. Ho intenzione di fare un video apposta su prodotti di Mater Natura. Se vi interessa fatemelo sapere, perché insomma potrebbe, secondo me sarebbe un video interessante. Comunque questa è ottima. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, che ho acquistato nel sito Bio Emporio Natura, è questo shampoo di Aisveda. E questo qua è uno shampoo infoltente, è un marchio che costa veramente pochissimo. Questo qua ve l'ho messo nel video, nel mio ultimo video dei prodotti top e flop preferiti, una cosa del genere, vi linko quel video. Era un gel nero abbastanza liquido, faceva molta schiuma e questo prodotto l'ho utilizzato diluito e puro e mi sono trovata bene in tutti e due i modi. Lava molto bene i capelli, li rende puliti, non crea l'effetto stoppa, non va a seccare i capelli, non irrita il cuoio capelluto e i capelli rimangono puliti per giorni. Per quanto riguarda l'effetto infoltente o rinforzante, io non ho notato niente del genere. In ogni caso non va ad appesantire i capelli, dà un leggerissimo volume, però insomma lo promuovo a pieni voti come shampoo, lo ricomprerei, però non per l'effetto infoltente. Poi ho finito un prodotto che mi era stato regalato in un set per il compleanno ed è di Douglas, della linea Air, ed è un balsamo per capelli Protein Repair. Questo non ho fatto la recensione sul blog, non credo di riuscire a fotografare l'inci perché la confezione è sfondata, però vi dico che ha un inci pessimo. La profumazione è deliziosa, sa di spa, quelle profumazioni che ci sono nelle spa. È un buon balsamo per capelli, districa abbastanza bene, ecco, senza infamia, senza lode, non credo che lo acquisterei, però non mi è dispiaciuto. Comunque sì, nell'inci mi sembra che c'erano anche dei siliconi, sì, ci sono dei siliconi, insomma l'inci non è buono. Poi ho finito questo trattamento intensivo per capelli di Anthos, mi è piaciuto tantissimo, ha una profumazione tipo di sorbetto al limone, di citronella, veramente molto piacevole.
è rinfrescante, mi ricorda l'estate, quindi l'ho utilizzato con molto piacere. La confezione è comodissima, il prodotto riesce ad uscire tutto completamente. Io lo utilizzavo sulla cute, andavo a metterlo su tutta la cute, massaggiavo per bene, la lasciavo in posa per una mezz'ora minimo e poi andavo a sciacquare i capelli, li lavavo con lo shampoo, poi il balsamo, eccetera. È un prodotto ottimo ed è molto efficace se usato con una certa frequenza. Io lo utilizzavo ad ogni lavaggio e quando lo utilizzavo ad ogni lavaggio mi sono resa conto che effettivamente va a rinforzare i capelli. Ho notato una diminuzione della caduta dei capelli, i capelli erano più luminosi e più forti. Poi arrivata quasi alla fine ho iniziato a utilizzarlo ogni tanto, quindi utilizzato ogni tanto non serve a niente. Quindi io ve lo straconsiglio assolutamente, ma ve lo consiglio se siete delle persone che riescono ad essere costanti, altrimenti buttate via i soldi. Poi ho finito questo prodotto qua di Nakomi che mi era stato regalato lo scorso anno al Cosmoprof dall'azienda. Questo è il Bubble Bath Powder, quindi è un talco da bagno alla profumazione Cupcake a lamponi. Una profumazione fantastica, veramente buonissima, dolce ma non stucchevole. Questo è un talco da bagno che va messo nella vasca. Io non ho la vasca, l'ho utilizzato per i pediluvi, un prodotto molto carino, lo utilizzavo con il mio cuginetto, ci si divertiva molto. Carino, ma non lo ricomprerò, cioè non lo comprerei perché non ho la vasca, magari ecco, nella vasca dà un po' più di soddisfazione. Per i pediluvi preferisco comprare qualcosa di più economico, e di questo però non ho trovato assolutamente nessuna informazione neanche sul sito, quindi non so se lo fanno ancora o se sono io che non ho trovato niente. Comunque la foto dell'inci ve la lascio. Ho finito, anzi, questo è un prodotto che abbiamo utilizzato tutti in casa, mentre gli altri prodotti li ho finiti solamente io. Questo sapone del marchio Saponello, un sapone liquido delicato con profumo senza allergeni alla profumazione di zucchero filato. L'abbiamo utilizzato tutti, l'abbiamo preso per il mio cuginetto, non secca le mani, lava molto bene, ha una profumazione dolce ma non stucchevole che secondo me è spettacolare. Questi prodotti si possono trovare da Acqua e Sapone, si possono trovare da Mauris, mi sembra dei Persoa, al Conad, Coop, insomma in giro se date un occhio si trovano. È la seconda confezione di sapone liquido che acquistiamo, abbiamo utilizzato anche il bagnoschiuma, ci troviamo molto bene e vi lascio la foto dell'inci. Poi ho finito, che era nel set appunto insieme al balsamo, ho finito sempre di Douglas, della linea Essential, le salviettine struccanti per viso e occhi, buone, struccano bene, non irritano gli occhi, non li vanno a bruciare, le avevo in borsetta nei casi di emergenza quando dovevo dormire fuori, non era una cosa programmata e mi sono piaciute molto, ma non credo che le andrei a riacquistare. Poi ho finito questo balsamo labbra di Alverde, questo qua è quello Shimmer, Alverde adesso lo sappiamo tutti che in Italia è reperibile nei DM, era un balsamo labbra di colore rosa con tutti degli sbrilluccichini, dei brillantini microglitterini finissimi che andavano a dare luminosità alle labbra, quindi un effetto molto carino anche da giorno, idratava abbastanza bene, magari ecco se avete le labbra molto molto secche, screpolate, soprattutto in inverno, magari vi consiglio altro, vi consiglio un Vivi Verde Coop o un balsamo labbra della Badger, però comunque anche questo è carino anche per fare dei regali e quindi un super promosso, costa anche veramente una sciocchezza. Come campioncini ho finito un prodotto che terrò da parte il campioncino per acquistare la full size, ed è il detergente intimo lenitivo, delicato e rinfrescante di Flora. Questo qua mi sembra che è rivenduto sul sito Sorgente Natura. Ha un inci buono, non è testato sugli animali, insomma prodotto naturale. La profumazione mi è piaciuta un sacco perché sa di erbe da cucina tipo il rosmarino, l'origano, però ma è molto delicato, non pensate a quelle profumazioni erbose e erbacee che a me non piacciono assolutamente. E poi si sente anche la menta, quindi dà una sensazione effettivamente di freschezza, ma non quella freschezza forte che poi diventa anche noiosa.
Però una delicata freschezza, è un prodotto che lava benissimo, è veramente delicato e non mi ha causato problemi di bruciori, prurisi, eccetera, eccetera. Quindi lo metto da parte e poi lo acquisterò. Non ho idea del prezzo. Un altro prodotto che mi piace molto, sarà tipo il quarto campioncino che utilizzo, è questo qua di verde sativa della linea Biosport ed è una crema piedi e gambe defaticante. È ottimo per la stagione calda, è ottimo anche per chi fa un lavoro dove deve stare tanto in piedi e quindi le gambe magari si gonfiano e si stancano. È rinfrescante ma non fa effetto freddo. Ha un fluido, ha una cremina molto fluida che si va a spalmare velocemente, si assorbe velocemente, non unge, non appiccica, quindi adattissimo anche per il caldo. Mi dà sollievo, un grande sollievo alle gambe, mi aiuta quando le ho gonfie, aiuta per la circolazione, quindi una crema veramente ottima. E con questo campioncino sono riuscita a fare tutte e due le gambe, piedi, dai piedi fino alle ginocchia. Poi ho finito tre campioncini di Elan, questi mi sono stati omaggiati al Cosmo Prof. Allora, di questo mi sembra fatto un video su tutti i campioncini di questa linea. Allora, questa qua è della linea Monoi di Tahiti ed è una maschera dopo sole, un trattamento salvacolore, antisecco, antinodi, rigenerante e nutriente. Questo è tipo il quinto campioncino che utilizzo, mi piace molto, la profumazione di Monoi è molto delicata, districa molto bene i capelli, li va a ammorbidire ed è un prodotto ottimo per l'estate ma comunque tutto l'anno. Poi ho finito quest'altro campioncino di shampoo doccia, gel profumato idratante, corpo e capelli, questo qua con la conchiglia. Mi è piaciuto, l'ho utilizzato sul corpo, un buon prodotto, lava bene, non va a seccare la pelle, la profumazione è unisex, forse leggermente più maschile, che sinceramente non mi ha fatto impazzire come profumazione, quindi non lo andrei a comprare per questo motivo, però come prodotto è ottimo. Un prodotto invece che mi è piaciuto e che acquisterò è questo qua della linea Zanz Elan con citronella e andiroba, già shampoo doccia aromatico, corpo e capelli, protezione naturale, ideale anche per i bambini. È uno shampoo antizanzare, uno shampoo doccia antizanzare, l'ho utilizzato sui capelli. La profumazione di citronella è veramente molto gradevole, molto delicata, rimane leggermente questa profumazione sui capelli, li lava molto bene, non li va a seccare, non li va a annodare, non li va ad appesantire e mi è piaciuto, lo metto da parte e sicuramente lo andrò a comprare. Poi ho finito un campioncino Swissform di latte mandorle con olio di mandorle dolci, burro di karité bio, olio di jojoba bio, aloe vera bio e crusca e olio di crusca di riso. Allora, come crema è buonissima, è adatta per questo periodo qua dell'anno, è adatto per la primavera o per chi non ha la pelle particolarmente secca, è un fluido molto leggero che si sparma velocemente, è idratante ma non nutriente, non fa scia bianca e non appiccica. Non lo andrò a acquistare solamente perché profuma di mandorle, a me la profumazione di mandorle non piace, comunque a livello di crema è ottimo. Poi ho finito, e questo sicuramente lo acquisterò, di Purofi della linea Botanical Black, il detergente detox, l'ho utilizzato sul viso, è un gel detergente nero, fa pochissima schiuma, quasi nulla, lava benissimo il viso, lo va a sgrassare, a mattificare, a pulire a fondo, ma allo stesso tempo non secca, non irrita, non tira la pelle e la va anche ad idratare. La pelle veramente cambia, migliora, si vede proprio la differenza. E con un campioncino ovviamente ho fatto un solo lavaggio, però voglio acquistare la full size perché voglio utilizzarlo più a lungo, secondo me è un prodotto validissimo e questo assolutamente lo andrò a comprare. Poi ho finito il campioncino del marchio Caffè Mimì, è un doccia a schiuma, non è testato sugli animali, è eco-friendly con il 95% di ingredienti naturali, un gel doccia ottimo, veramente buonissimo, ma sa di fragola, è una profumazione dolcissima, fruttatissima, quelle profumazioni proprio da bambini, e mi ha veramente, è una profumazione molto stucchevole, quindi come gel dolce è fantastico, la profumazione la cambierei, ecco. Poi ho finito gli ultimi campioncini, sono di l'Erbolario ed è la linea quella Fior di Salina, la linea che hanno presentato al Cosmo Prof quest'anno ed è una linea che è uscita adesso in estate. Ha una profumazione tutta la linea buonissima, estiva, sa proprio di mare, io infatti ho comprato il profumo. E io che cosa ho utilizzato? Due campioncini dello scrub, dell'olio scrub per il corpo,
con sale marino delle saline Conti Vecchi. Questo qua appunto ha dei granuli di sale molto grossi che vanno a scrabbare benissimo la pelle, io l'ho utilizzato su cosce e glutei, e in più ha una parte oleosa, quindi va anche a idratare ed è un prodotto fantastico. Poi ho utilizzato due campioncini di bagno schiuma, sempre della stessa linea, uno però credo di averlo buttato perché non lo trovo più. Tutti i bagno schiuma di l'Erbolario a me piacciono tantissimo e secondo me le uniche differenze sono nella profumazione, perché poi come prodotti sono tutti ottimi. Mi è piaciuto tanto, lava molto bene la pelle, rimane delicato, inonda tutta la stanza di questa profumazione ed è veramente ottimo. E sempre della stessa linea ho utilizzato un campioncino e mezzo, perché l'altro in realtà lo devo sempre finire, della crema corpo, ottima, lascia questa profumazione sul corpo in maniera molto delicata, idrata molto bene la pelle, è una cremina abbastanza fluida, non fa scia bianca, non appiccica ed è molto idratante ma non nutriente, quindi secondo me è adattissima per questo periodo caldo, soprattutto poi visto la profumazione. Quindi questi erano i miei prodotti finiti del periodo, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!